Nato ad Albuquerque il 18 dicembre 1950, Randy Castillo è figlio di una famiglia di nativi americani e suo padre è un chitarrista mariachi. Randy inizialmente parte come trombettista, ma successivamente si innamora della batteria, precisamente all'età di 14 anni. I suoi primi idoli sono Charlie Watts dei Rolling Stones, Keith Moon, Buddy Rich e Art Blakey. Nel 1966, a soli 16 anni, inizia la sua carriera professionale entrando nei The Shelson, una band rhythm blues. Successivamente entra nei Dogram Purple Blues, i Dubs, Wumbles e i Mud, tutte altre formazioni sempre a tema rhythm blues, quindi diciamo inizia a muoversi molto nell'ambiente musicale. Nel 1978 si trasferisce a Los Angeles, deciso a intraprendere una carriera musicale di serie A. Purtroppo però Randy economicamente è molto povero e quindi è costretto a vivere nella periferia di Los Angeles in alcuni quartieri malfamati. Nel 1980 conosce Glenn Shorba, con i quali fonda gli Offenders, la band con cui registrerà il suo primo vero album. Album che gli permetterà di iniziare a farsi notare nell'ambiente musicale di Los Angeles. Nel 1983, grazie al manager Dave McKay, conosce di persona Nikki Sixx, il quale lo consiglia alla sua fidanzata di allora, Lita Ford. Con Lita inciderà nello stesso anno l'album Dancing on the Edge, per poi lasciare la band poco dopo. Nel 1984 collabora come session man con la band Stone Fury del cantante Lenny Wolff, futuro frontman dei Kingdom Come. Il lavoro di Randy viene apprezzato in particolar modo da Tommy Lee, il quale lo consiglia caldamente al madman Ozzy Osbourne. Inizieranno quindi per Randy 8 splendidi anni di collaborazione con il madman. Con lui registrerà Ultimate Sin, No Rest for the Wicked, No More Tears e l'album Live and Loud, un bellissimo live album pubblicato in VHS e successivamente in DVD, nel quale purtroppo non si sa perché non è stato inserito lo splendido assolo di batteria di Randy. Cose proprio che io non riesco mai a capire perché tagliare un assolo. Vabbè, sarà che sono di parte perché sono batterista. Dopo 8 anni lascia la band di Ozzy Osbourne e fonda con il chitarrista John Five, che forse molti conosceranno per la sua collaborazione con Marilyn Manson, i Red Square Black, con i quali registra anche un album. Successivamente, nel 1999, partecipa ad un album tributo alla band Def Leppard. Nel 2000, grazie alla sua amicizia con Tommy Lee e Nikki Sixx, entra a far parte dei Motley Crue per sostituire proprio Tommy Lee. Con loro registra l'album New Tattoo. Purtroppo Randy non potrà partecipare al tour promozionale di New Tattoo e verrà sostituito da Samantha Maloney. Non potrà partecipare a causa di una malattia, infatti gli viene diagnosticato un melanoma che il 26 marzo del 2002 purtroppo ce lo porta via. Io ragazzi conoscevo Randy Castillo grazie appunto al grande Mauro Porcu e alla sua rubrica Full Metal Drummers. Mi sono iniziato ad appassionare ai suoi lavori proprio grazie a quell'articolo di Mauro, che infatti continuo sempre a ringraziare perché grazie a lui mi sono appassionato anche alle riviste di batteria, ormai parliamo di più di 20 anni fa. E conoscevo Randy solo per la sua collaborazione con Ozzy Osbourne. Grazie appunto a Mauro ho poi approfondito moltissime cose, ho recuperato tantissime informazioni da internet e ho registrato questo video per voi. Randy, secondo me, ragazzi, fa parte dei batteristi della vecchia scuola dell'Hard Heavy, quindi insieme a Rod Morgenstern, Dean Castronovo, Tommy Aldridge, tutti questi batteristi, diciamo, che a me piacciono tantissimo per il loro suono di pancia, il grande istinto, l'essere sempre al servizio della canzone, ma soprattutto perché hanno un suono gigantesco. Quei batteristi che, secondo me, ad ogni colpo di casse rullante li riconosci lontano chilometri. È un vero peccato che sia morto perché secondo me poteva dare veramente tanto, aveva un grandissimo estro artistico. Tra l'altro, se cercate su Google, lui era anche pittore, faceva dei quadri veramente particolari. Quindi, che dire, mi dispiace tantissimo della sua scomparsa. Con questo video ci tengo veramente a farvelo conoscere, cercate di approfondire questo drummer. Nei suoi lavori noterete sempre quanto non abbia mai fatto un grande sfoggio di tecnica, quanto di rispetto per la musica e grande concezione dell'arrangiamento. Questi ragazzi sono dettagli che fanno veramente la differenza nel lavoro da professionisti, perché è il saper lavorare che fa arrivare un musicista ad alti livelli. Quindi ragazzi, che dire? Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale, lasciatemi un vostro parere riguardo a Randy e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!